Buongiorno alle mie ragazze e ai miei ragazzi. Allora, come state stamattina? Come state? Allora, questo video per annunciarvi che oggi, stamattina, cioè non stamattina, oggi pomeriggio alle 2 pubblicheremo Magia Pratica 7 e quindi so che lo stavate bramando questo video sulla malattia, ok. Quindi volevo giusto appunto ricordarvelo e mi ha fatto tantissimo piacere perché ieri sera mi sono arrivate delle mail del lui lei. Vedo che vi mettete in gruppi a seguire lui lei sui grandi schermi, ma questo è meraviglioso, è meraviglioso. Ecco, ragazze, stiamo creando veramente qualcosa di straordinario. Come vedete c'è proprio una sinergia straordinaria. Cioè, anziché andare a prendere l'aperitivo, ci vediamo in lui lei, cioè è bellissimo, stiamo creando una sinergia straordinaria e ci prepariamo a questo ottobre che sarà molto forte. L'abbiamo ve l'ho preannunciato nelle previsioni settimanali, anche nel lui lei di ieri. Domani, martedì, invece, pubblicheremo il grande video sui pianeti sul cielo di ottobre 2024. Sono circa 2 ore e 40 di video. Anche lì vi suggerisco di farvi i vostri meravigliosi gruppi della nostra famiglia, di ascoltarvelo, di guardarvelo, mangiando, non lo so, una bella insalata, un po' di formaggio di capra, con una bella centrifuga, con un bicchiere di vino, non lo so. Perché ci stiamo dando dentro, eh? Come avete visto, lui lei è una bomba, cioè il maschile che si dà, la razionalità si dà al sacro. Cioè, io ho avuto i brividi quando è uscita quell'ultima carta. Cioè, ho detto, caspiterina, si sta veramente realizzando. Si sta veramente realizzando quello che ha a che fare con i nostri sogni più sfrenati, che non ha a che fare con l'ego, ragazze mie, perché i sogni dell'anima ti fanno godere in modo che la tua mente razionale manco lo sa, manco lo sa. E quindi sono strafelice di tutto, dai. Celebriamoci per favore, brindiamo insieme per favore. Ecco. Questi gruppi dei nostri video mi entusiasma da impazzire questa cosa. È bellissimo. Cioè, immagino questo grande schermo e voi 15, 13, 15 persone a vedere il lui lei. È stupendo! Ma mi sono arrivate tante mail di questa natura. È stupendo. Allora, gruppi studio, come li facevo io tanti, tanti anni fa, come vi ho raccontato, no? Con la mia amica Chiara e quei pochissimi amici che ci mettevamo davanti al camino, abbiamo iniziato a studiare, vi parlo di quasi 20 anni fa, con i presocratici e mettevamo i presocratici a confronto con la fisica quantistica. All'epoca ci eccitavamo da impazzire i weekend così. E quindi quei gruppi studio che sono anche gruppi ludici, sono gruppi di conoscenza, gruppi di consapevolezza e la famiglia animica con la quale scegli di condividere la tua evoluzione. La tua evoluzione personale ci si confronta sulla stessa frequenza ed è qualcosa di meraviglioso. Ecco, state creando qualcosa di meraviglioso veramente. Lo daremo come, sai, quei grandi schermi allo stadio. Lui lei si trasmetterà allo stadio prima o poi. Meraviglioso, è stupendo, ad abbracciarci tutte, ad abbracciarci tutti. È qualcosa di straordinario, è straordinario. È commovente anche, perché mi sono pure commossa quando mi avete scritto alcune cose. Voi sapete che cos'è quello che mi avete scritto. Bellissimo. Allora, ragazze mie, vediamo un po' questa giornata. Mi raccomando, oggi alle 2 e domani, non lo so a che ora lo pubblico, quello su ottobre, il cielo di ottobre 2024. Tanto seguendomi su Instagram, vedete, io metto tutte le pubblicazioni, no? Vi tengo aggiornate. E va bene, ragazze mie, ragazzi, oggi mi veniva da mettere proprio gli angeli. Voglio mettere proprio gli angeli, che poi gli angeli sono è il tuo sposo celeste, la tua sposa celeste. E quando è entrato il cristianesimo, lo sposo, sposa celeste, è stato traslato nell'angelo custode, no? Quindi, quando parliamo di divinità, è da intendersi sempre l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Allora,
Vediamo un po' come ci prepariamo a Magia Pratica e al cielo di ottobre 2024. Vediamo. Allora. Giornata di oggi, per favore. Giornata di oggi. Questi due video sono proprio passaggi iniziatici, quello che vi sto pubblicando. Sono proprio salti quantici. Ok. Per tutte le ragazze nuove, ragazzi nuovi, ragazze mie, quando faccio i video di Magia Pratica, adesso sono arrivata al settimo, e per comprendere quello che dico, per favore ragazze mie, ragazzi, partite da Magia Pratica 1, perché è proprio un succedere, no? Un excursus, va bene? Ok. Allora, vediamo la giornata di oggi, ne metto tre, faccio un'unica variante, ne metto tre, giornata di oggi, per favore. Una, due, tre. Allora, giornata di oggi, quindi vale per tutte voi ragazze, ragazzi, vediamo. Viaggio nel tempo pulisce il karma, cioè... Che stiamo a fa qua tutti i giorni? Karma clean! Karma clean! Vi ricordate il vetril? Ecco, ma non ce l'ho qua a fianco, più l'ho messo nello stipetto dei detersivi. Karma clean! Viaggio nel tempo pulisce il karma. Angelo Veuia, scudo spirituale protettivo. Cos'è che ti fa pulire il karma? E quindi oggi, per chi lo desiderasse, invito a riguardare il video su karma positivo e karma negativo. Perché pulisce il karma, ok? Vi verranno delle intuizioni potentissime guardando il video di Magia Pratica 7 sulla malattia e sul karma, va bene? Ci stiamo dando dentro, l'avete capito? E quindi è ciò che ti rende libera dal karma è la conoscenza, la consapevolezza. La consapevolezza ti viene facendo un empirismo radicale della cosa, cioè un'esperienza empirica. Del fatto, dei fatti, degli eventi, e qua ci sarà un viaggio nel tempo oggi, come se ci spostassimo su un'altra frequenza, va bene? Viaggio nel tempo è anche a ritroso nel tuo passato, no? Con la consapevolezza che magari potete acquisire con quello che vi sto pubblicando, ma non solo oggi, quello che stiamo facendo anche con i podcast, no? Allora, come vi dico sempre, riassorbire le proiezioni del passato, riassorbire le immagini del tuo passato. Ok, con la consapevolezza che acquisisci, anche grazie allo studio e all'empirismo pratico proprio, il karma si pulisce. Iniziate a fermare i venti del karma. Guarda ragazze, con quello che vi dico in Magia Pratica 7, soprattutto nell'ultima parte del video, è un cliccone, va bene? Come guarire da ogni malattia. Cioè che non è la guarigione della salute solo, è la salvezza, che è qualcosa di più vasto. Lo scudo spirituale protettivo è la consapevolezza. Ok, vediamo cos'altro. Stato di sogno, illuminazione e lucidità. Cioè voi capirete che stiamo sognando tutto. Avrai l'illuminazione, la piena lucidità di aver sognato tutto. Noi stiamo, come vi ho detto negli altri video di Magia Pratica, sognando ogni cosa, anche adesso stai sognando. Cioè, lo stato di veglia e lo stato onirico è sempre uno stato di sogno, sia quando dormi che quando sei sveglio, tra virgolette, è sempre uno stato di sogno. Il risveglio della coscienza, quando è che avviene? Quando ti accorgi di stare sognando. Allora tu inizi a co-creare con gli dèi lì. Non sei più vittima. Cosa vuol dire co-creare con gli dèi? Che non sei più vittima di quello che ti accade, ma sei il mago co-creatore della tua realtà. Protezione per accedere ai mondi superiori. Va bene? Quindi avrai illuminazione e lucidità. Vediamo cos'altro. Senza tempo. Guarda, viaggio nel tempo senza tempo. Incredibile. Energia di bontà e salute. Protegge dall'ignoranza. Abbiamo appena finito di dire che è la conoscenza che rende l'uomo libero. Senza tempo, energia di bontà e salute. Voi oggi uscirete fuori dal tempo. Fuori dal tempo lineare. Sapete che il tempo lineare è una creazione mentale. Esiste soltanto nella mappa mentale. Non esiste nella realtà vera, che è quella dell'anima. Che succede? Che noi dobbiamo vivere un certo tipo di emozioni.
durante le nostre incarnazioni. Quelle, ci sono sempre delle emozioni ricorrenti, quelle emozioni ricorrenti hanno a che fare con un karma. Quegli dei o emozioni sono la stessa cosa. Cosa succede? Che un'emozione, un dio, non ti arriva tutta una botta, ma ti arriva diluito nel tempo, un tempo illusorio che è lineare, cioè la mente crea l'illusione del tempo per diluirti l'esperienza di una certa emozione. Tristezza, abbandono, rabbia, malinconia, tutte queste dee non si presentano all'uomo tutta una volta, ma vengono, la mente fa da filtro, si diluiscono nel tempo, quindi la mente crea questa illusione del tempo lineare per diluirti l'esperienza, per fartela apprendere a poco, tu oggi ti troverai fuori dal tempo, cioè capirai che quella stessa emozione che hai vissuto per sempre, 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 sempre la stessa emozione scatenata da diversi eventi che sono enti, entità, spiriti, che magari ti capitavano eventi diversi scaturendo la stessa emozione. Ok, la relazione tu ce l'hai con le emozioni e capirai, ti vedrai proprio a stretto contatto con quell'emozione, cioè con quel Dio, quella Dea, e uscirai fuori dal tempo. Alleandoti con il Dio, la Dea, tu avrai oggi, percepirai nettamente l'energia di bontà e salute. Cioè, la salute è proprio, non a caso oggi pubblichiamo il video di Magia Pratica 7, che è proprio la salute, cioè la malattia, lo stato di salute, non è più da intendersi come stato di, non è più da intendersi come lo intenderebbe la mente razionale, lo stato di salute, ma noi andiamo verso la salvezza, che è qualcosa di molto più ampio. Quindi oggi farete, capirete che, guardate, viaggio nel tempo, stato di sogno senza tempo. Dalla percezione capirete che tutto quello che avete vissuto in qualità di karma, come esperienze nella vostra vita, sono state funzionali affinché tu potessi sciogliere paure, attaccamenti e resistenze che ti separavano dall'unità, da amore. Amore è il darsi. Oggi avrete delle illuminazioni pazzesche, ragazzi miei, tenetevi aperte, affidatevi al vostro sposo, sposa celeste, tutto ciò che accade, e ci saranno delle trasformazioni, oserei dire genetiche, in questa giornata, perché la consapevolezza che fa scattare la trasformazione genetica, quelle chiavi genetiche che avete dentro, che non aspettavano altro che la pioggia degli eventi che le avrebbe fatte germogliare. Quindi, ragazze mie e ragazzi, una stesa bombazza, una bombazza distesa, ci mettiamo un oracolo dello sciamano, qua stiamo diventati tutti sciamani, vedevo l'ora, quindi, vediamo un po' che cosa ci dice lo sciamano. La ruota della medicina, poi voi ditemi se le carte non sono pazzesche, meravigliose. Oggi pubblichiamo Magia Pratica 7 sulla malattia, la ruota della medicina. Allora, ragazze mie, farete un viaggio a ritroso nel tempo consapevolmente oggi e inizierete a ritirare le proiezioni di dolore che avete manifestato. Vedrete il dolore sotto un altro punto di vista, vedrete la malattia come la chiave della salvezza. Cioè, c'è la ruota della medicina, mi dice, questa carta dice che ogni cosa che hai vissuto è una proiezione della tua anima. Quando tu ti riassumi la responsabilità delle proiezioni che hai manifestato nella tua vita, allora tu diventi co-creatore della tua esistenza, iniziando a fermare i venti del karma. Quando tu capisci stato di sogno, che stai sognando tutto, e come vi dico sempre, come insegnavano anche le grandi tradizioni tolteche, ma ce le insegna anche James Hillman, padre dell'antroposofia, e Steiner, della psicologia archetipica, devi dire sempre durante la giornata: sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando, o sto sognando, o sto sognando, sto sognando, sto sognando, guarda, sto sognando, sto sognando, fin quando non ti svegli. Cioè, a furia di dirlo, tu ti svegli. Va bene? Ci sarà un punto a capo oggi, guarda, stiamo entrando a ottobre a bombazza proprio, a bombazzona.
Voglio vedere un attimo un'altra cosa qua con l'oracolo delle porte. Oracolo delle porte, cosa ci dice l'oracolo delle porte? Vediamo cosa ci dice l'oracolo delle porte. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Oggi la porta dell'orizzonte. Allora, la porta dell'orizzonte mi dice una cosa fondamentale. Significa che tu oggi inizi a vedere un nuovo orizzonte che ha a che fare con l'alba della nuova età dell'oro. L'alba della nuova età dell'oro ha a che fare con l'uomo trascendente. Oggi inizi a vederne i contorni di questa porta dell'orizzonte. Guarda, un nuovo orizzonte si profila per tutte voi e tutti voi. 19 corrispondente anche all'arcano maggiore del sole, no? Allora, qua abbiamo il numero 19, dice, significa il numero 19, ecco qua. Parole chiave, realizzazione, obiettivi, punto di svolta, vedi? Chiarezza mentale, illuminazione, lucidità, nuovi progetti. Allora, questa carta ti dice molto positiva in merito a questioni precise. Qua noi stiamo chiedendo proprio la salvezza. E questa carta ti dice inoltre, siccome abbiamo fatto la domanda generica, io ti dico qua, il consiglio dice, segui l'orizzonte dei tuoi desideri e fa che non sia un limite, ma uno stimolo ad andare più lontano. Cioè, i tuoi desideri. E tutto è possibile a colui che crede. Ma non è tu, io direi un'altra frase, perché noi quando diciamo credere, crede, io credo in quella cosa, io credo, la credenza è sempre una credenza, qualcosa che appartiene alla mente. Il credo, una credenza, è sempre qualcosa che appartiene alla mente. Noi qua ci stiamo spostando dalla mente a una mente trascendente. Quindi la credenza non sussiste più quando tu sei quella cosa, quando tu hai fede. Non devi credere nella fede, non devi credere in qualcosa. Tu devi essere la fede che ti incarna, la stessa fede che ti ha incarnato e che ti ha incarnato sin dalla notte dei tempi e ti fa ritornare sempre sulla terra. C'è una fede. Io ho fede, no, io credo. Io ho fede, io sono la fede. Stiamo ribaltando, traslando i valori. Quindi oggi ci sarà l'alba di un nuovo tempo. Lo sentirete nelle cellule, lo sentirete nelle ossa e ne godrete. Quindi ragazze mie, ragazzi, io vi dico celebratevi in questa giornata. Studiate, sì, applicate, ma soprattutto mettete in pratica ciò che la vostra anima vi chiede di sperimentare. D'accordo? Ok. Quindi, detto questo, ragazze mie, ragazzi, io vi auguro buon empirismo. Meraviglioso empirismo, meraviglioso studio, celebratevi perché la conoscenza è qualcosa di straordinariamente straordinario e non so più che parole usare, superlative. Detto questo, noi ci vediamo prestissimo, ci sentiamo più tardi e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!